Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo gameplay. Oggi ci troviamo su Kona. Dunque, allora, su questo gameplay noi, non so se sia l'ultimo questo o ne serve ancora un altro per poter completare tutto il gioco, ma in questo gameplay noi dovremmo andare, se riesco a trovare la mappa, perfetto, dovremmo andare a vedere questa casa. Blaze, che penso che ancora non ci sia andato, non ricordo bene. E poi potremmo anche salire su fino alla casa di Hamilton, perché effettivamente questa casa dovrebbe essere interessante. E poi non so qui ancora cosa c'è. E poi magari vedere tutto questo o questa parte tratteggiata, questa parte di fronte all'emporio. Oh, e tutta questa parte tratteggiata di verde, ma per fare ciò dobbiamo andare a prendere la motoslitta. Ma andiamo direttamente in questa casa, alla casa dei Blaze, che sinceramente non ricordo se ci sono andato o no, ma penso di no. Penso proprio di no. Allora, qui non abbiamo niente da fare, anche perché ancora salve. Anche perché ancora, dicevo, non sono riuscito a trovare. Non sono riuscito a trovare a Giles. Sono riuscito a trovare soltanto la moglie di Giles, ma a Giles no. Quindi dovrebbe essere da qualche parte lui, credo. Allora, vediamo un attimo la mappa. E dove dobbiamo andare? Quindi abbiamo detto da fermati. Da qui usciamo e andiamo lì. Va bene. Tutto capito. Tutto afferrato. Era da tanto che non portavo sto gioco. Effettivamente sono passati parecchi giorni. O settimane. No, o sicuramente settimane. Quindi adesso non ricordo più cosa dobbiamo fare. Vediamo cosa c'è dentro questa lettera, questa portalettere. Non c'è sta niente. Perfetto. Ma forse però ci sono venuto io qua. Ma non ricordo completamente, ci credete? Non ricordo affatto. Affatto. Vediamo se ci sono andato o no. Cioè se sono venuto qui o no. No, non mi ricordo. Questa casa non me la ricordo io. Almeno così sembra. Beh, proviamo ad entrare comunque sia. Un'atmosfera invernale circondata da silenzio. Disabitata. No, infatti non ci sono andato qua. Questa casa sembra disabitata. Cos'è? One wonders what became of Che the foot. fine abbia fatto il piede? Boh. Sì, in effetti sembra disabitata leggermente. Ma è aperta e le luci accese. Oh. Chiuditi. Crocifisso. Cosa c'è lì? Una lettera? Questo mobile è stato spostato più e più volte. Ma c'è una lettera lì. Possiamo prenderla? Ah, ecco. Appunto di Martin Blaze. Scusa la brutta scrittura, sono di fretta. Devo partire. Manhattan Nord con la mamma e la signora Roy. Perché dicono che qui è troppo pericoloso in questi giorni. Non so molto di quello che sta succedendo perché la mamma non mi vuole dire nulla per non farmi preoccupare. Devo andare ora. Letteralmente, il tuo amico Martin. Allora, cosa c'è qui? Una chiave. La chiave che sembra fatta per un lunghetto recava l'iscrizione il nome di un'azienda, Cluter et Fails. Meglio tenere gli occhi aperti, a queste parti non c'erano certe molte aziende, infatti, dove sia?
sarà questa? Collega il cavo. La posi sta mappa, Carl, non ci serve. Collega il cavo, ma con che cosa lo collego? Qui non ho niente. Non posso collegarlo qui. Qualcuno non ha avuto il tempo di fare le valigie. Ok. Soldi? No, ispeziona Money in a jar. soldi in un What a shame. barattolo, che Carl peccato. would have loved cookies. Carl avrebbe preferito i biscotti. Bene. Cosa c'è? Non c'è niente. Non c'è niente da prendere. Non c'è sta niente. Perfetto. Figurine. Ah, sono questi, chiudono soli qua i mobili. Questo cos'è? Un The disegno? spirograph amused Carl. It was a Era un nice bel modern giocattolo toy. moderno. Aside Ah, from being sì, repetitive by certo. nature and completely useless, Sì, still, it esatto. found its way into many Quebecois homes. Allora, qui. Oh, non ci sta niente mai da mangiare? Che ne so, un po' di lasagne. Non lo so io. Cos'è? No, apri, Carl. Cos'è? Pay stub La busta for paga some per il duro lavoro di undoubtedly un parched boscaiolo, senza lumberjack work. dubbio. Alexander Blair Lei felled trees and abbatteva alberi e chopped woods spaccava for le legna Crucieri per Fiss. questa azienda, Cloutier. Ma se è questa azienda dove potrebbe essere? Cosa c'è? Bistecca. L'inventario di Carlo è pieno. E vabbè, la bistecca. Vediamo cosa c'è nell'inventario. Che possiamo magari togliere ormai perché non ci serve. Talismano, questa chiave. Tronco, un'altra chiave. Un magneto, un'altra chiave. Ah, questa è quella della motoslitta che io devo andare a sistemare assolutamente. Accendi fuoco. Munizione, ferramenta. Bengala. Va bene, avanti. Tanto non c'è niente da. Per la bistecca. Questa sembra tipo già una casa che noi abbiamo visto, che era quella di dei Gills. Si saliva sopra. Nuova annotazione. Questa poi al buio. Non mi ricordo come si accende la torcia qua. Stavo dicendo un'altra cosa, però vabbè, è torcia effettivamente. Come si accende? Torcia. Ah, ok. Si vede che da un po' che non gioco, per non ricordarmi più. La TV non va. Lettino. Disegno. Le mostre. Come le mostre? Le mostre. È francese. Mostro. Mostro. What's mostro? Calzini, niente di particolare. Cosa c'è? Sono le menti, solo le menti tormentate fumano a letto. Ok, un'altra valigia incompleta. Questa non la posso aprire. Qui non c'è sta niente. Sarebbe bello poter trovare diario. Diario di Luis. Teme il peggio per Alexander. Ormai non dorme quasi più. Pensavo che fosse a causa del lavoro, ma la situazione sembra molto più grave. Dal tramonto al labbro non fa che fissare il vuoto. Mi parla a malapena. Suo figlio gli ha chiesto di giocare a palla. Bla bla bla. Ah, la scorsa notte l'ho sentito borbottare nel sonno. Sta arrivando, diceva. Cambia pagina. Ci sono altre pagine da vedere? No, vero? No, penso di no. Vabbè, penso proprio che non ci siano altre pagine. Scatole, armadio.
Apriti sesamo. Non ci sta un bel niente da prendere. Ma quanto è bello. Quindi qua non ci sta niente di particolare. Scendiamo. Carl. Fermo. Equipaggiamento. Fucile. Cos'è? Un lupo. Oh cazzo, come è entrato? Sto stronzo. È scappato. Ci è andata bene, però non capisco. Scusate, ma cioè vorrei capire questo, come fate ad entrare ad aprire il frigo, Carlo? Proprio sai perché per fortuna fortunatamente non ci è servito. Però oh cavolo. È scappato da solo. Ci sarà qualche sorpresina adesso? Carl, riprendi un attimo l'arma. Eccolo. Per questo non me l'ha fatto usare dentro, perché dentro non si può usare l'arma, no? E infatti dentro no, fuori sì. Ah, ecco perché è scappato, io avevo paura che mi attaccasse. Invece è scappato, vabbè. Dunque, adesso cosa facciamo? Andiamo nell'altro capannone. Però è meglio stare attenti qui perché visto che c'è questo lupo, ho paura che ricompaia. Da bravo lupetto. Cos'è? Non c'è niente. Andiamo qui. Andiamo qui. La chiave ce l'ho, no? Non ho la chiave di questa porta. Mannaggia. Proviamo. Ah, non fa niente, vabbè. Però prendi allora di nuovo l'arma. Fucile. Vediamo cosa troviamo qua. No, bottiglia vuota non mi serve. Però tra tutte le chiavi che io ho, può essere che non apre. No, non la apre, quindi. Cosa c'è qui? Attira l'oggetto. Una chiave della baracca, una chiave. Ma di cos'era? E di questa, Carl. Carl couldn't reach it with his arm alone, but he had more Questa. than a few È tricks up facile, his no? sleeve to Ci pick it vuole. up. Allora, qua cosa c'è di bello? Allora, io ancora sto pensando a quel lupo, cavolo. Da dove è entrato? La motosega non funziona. Questo cos'è? Ah, vabbè, no, ma. Vabbè, queste alcune cose adesso le lascio in macchina. Perché questa ci può servire la tanica nella benzina. Martelli, vabbè, non ci servono. Apriamo. L'inventario di Carlo è pieno, qua non mi serve niente, qui non ci sta niente. Questi sono dei bengala che possono anche servirmi, come no. Facciamo una bella cosa, Carlo, prenditi l'arma e
e andiamo in macchina. Andiamo a vedere questa parte su al alla casa di Hamilton, che si trova precisamente su. Vediamo. Frana. Caspita, non possiamo andare oltre? Ogni tanto sbaglio ancora pulsante, si vede, vero? Si capisce che sbaglio pulsantini. Allora, equipaggiamoci. Perfetto. Quindi non posso andare oltre. Le tracce erano fresche, l'auto doveva essere affondata poco tempo prima. Un nostro scarpone ho trovato. Un singolo stivale. E là ce n'era un altro. E qua c'è una... Prendi questo, non avevo visto sta cosa di nuovo anche qua. La stessa stava cacciando in qualche... Lì c'è... Ma cosa c'è lì? Oh oh, mamma mia. Dovevo andare alla casa di Hamilton. E magia, magia, ho trovato tante belle altre cose. Conserviamo la foto. Qua cosa ci abbiamo? Cioè, ogni volta se metto questo sto... Questa annotazione mi fa paura. Leggermente. Carla, toglila. Cosa c'è qui? Apri, non c'è sta niente. Quindi da qua non possiamo andare. La strada si perdeva nel nulla. Carl odiava i vie. Però io volevo andare da questa parte. Mi sarebbe piaciuto andare da... Non mi fa scendere, vero? No. Vabbè, il gioco non mi fa continuare, quindi lì... Significa che non è una zona importante. O meglio... Dovrei prenderlo da questa parte, ma... Ma non è che mi fido io tanto. Cos'è? Cioè qua io ci devo andare con la cosa. Manuale del guardaboschi. Leggiamo. Sembra che il manuale appartenga a Wilfred Roy. Ok, nella... qui ci sono i lupi. Ma qui dove siamo, Carl? Prendi la mappa un attimino. Ah, baracca. Questa baracca è spuntata adesso? Non c'era prima sta baracca. E questo dovremmo anche vedere. Però io ora curioso di vedere sta baracca. E sta baracca si trova da questa parte? Questa baracca dove si trova? Ma fermi tutti. Fermi tutti. Qua cosa c'è? Solo una baracca e delle cose. Va bene. E Carl? Perfetto. I vivai. I vivai di cosa? Degli alberi? E devo dire che fa... No, già ce l'ho, Carlo. Che cavolo la prendi a fare? Allora, qui ci sono degli alberi. Qui non c'è sta niente. Ok, vediamo dentro questa casa cosa troviamo.
Salve. Era una classica baracca Just like the come ones quelle you che. hear about in Quebecois legends. Local lumberjacks used it to rest and twice a day Ah, eat qua. up their pea soup. I boscaioli riposavano qua, va bene. Non c'è sta niente, giusto? C'è sta lanterna che ci può servire, sinceramente, ma non la posso prendere, vero? No. Accendi. La lasciamo accesa. Mezzo pieno, mezzo vuoto. Ma che cosa, Carlo? Ma che. Senti, mi sembri rincoglionito alle volte. Spunta un pazzo dalla casetta. Eccolo qui. E qui ce ne sta un altro. Ma sì, facciamo una foto ogni tanto. Di tanto in tanto una foto fa bene. Sarà lunghetto questo gameplay, però sicuramente non è l'ultimo. Penso che ora. Vabbè, le solite orme. Penso ora controllo io sto. Controllerò questo capanno e chiudiamo qui anche perché penso che andrà. Penso che viene lunghetto questo video. Possiamo entrare? Sì, che possiamo, ma che Welcome bello. to Alibaba's Benvenuti nella Cave, caverna di Lumberjack Alibaba. Edition. Versione Surely taglialegna. Carl would Qui find something worth his time in here. avrebbe certo trovato qualcosa di interessante. Oltre agli accendifuoco. Che cosa? Scusami, Carle. Se per te è interessante. Niente. L'inventario di Carl. Non mi. Appunto del capanno. Ricordatevi di restituire la chiave del capanno se dovete usarlo, grazie. Il supervisore, la prossima corriera parte per cibo bububububu, parte il 12 ottobre. Bello. Questa è una chiave di capanno nella foresta. Cavolo, ancora capanni ci sono. Magneto, non posso prenderlo. Pellicole. Chi è? Questo cosa sono? Sigarette? No, fiammiferi. Vabbè, c'era di importante questa chiave. E mio caro Carl. Allora, ragazzi. La cosa diventa abbastanza. Vediamo se. C'è qualcos'altro nella mappa di nuovo. Capanno. Ma questo capanno l'abbiamo già visto, no? O no? Ah, lì, c'è un altro capanno lì. Porca. Trottolino. Va bene, ragazzi, dai. Facciamo una bella cosa. Chiudiamo qui questo gameplay. Abbiamo trovato questa parte, diciamo. Sia la zona di Blaze dove ci ha fatto visita il lupetto, sia questa zona del capanno e della baracca, non dico interessante, ma comunque sia sempre che ancora il gioco non stia finendo, anche se già ho visto tutto, o quasi tutto, ora è spuntato questo nuovo capanno lì. Quindi penso che la prossima volta devo andare a prendere la motoslitta e dirigermi verso quella zona. E poi vediamo un po'. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Oh, grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un bel like. Commentate. Cioè, batto le mani sul tavolo e si apre qui la mappa. Va bene. Dicevo, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Commentate e condividete. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao belli!